Buongiorno a tutti, sono Romano Sacchi e in Deloitte Consulting guido la practice di Insurance Core Business Operations. L'intervento di oggi arriva in un periodo, banale a dirsi, di grande cambiamento imposto dalla pandemia e sono convinto che InsurTech possa diventare un elemento con cui le compagnie assicurative possono accompagnare se stesse in termini organizzative e il mercato in maniera assolutamente efficace. In questo contesto, l'innovazione in ambito InsurTech deve focalizzarsi su tematiche di assoluta concretezza per uscire da una fase di sperimentazione e entrare in una fase industriale. Quindi i processi di value exchange devono guidare i percorsi di trasformazione che le compagnie vorranno mettere in atto e la trasformazione deve essere a sua volta accompagnata da un cambio di approccio, dal cosiddetto mindset, un mindset di trasformazione che deve aiutare le compagnie, deve guidare le compagnie a aggregare team multidisciplinari con talenti e culture diverse per guidare in modo efficace la transizione effettiva e profonda verso InsurTech. Nella slide successiva vediamo che cosa significhi ragionare in termini di trasformazione del mindset. Trasformazione del mindset che quindi, come dicevo poco fa, dovendo coinvolgere discipline, culture e talenti diverse, deve riguardare, deve guidare cambiamento e trasformazione in tutti gli ambiti di lavoro e di pensiero della compagnia. Quindi la modalità con cui si interagisce con il cliente, la modalità con cui si lavora, tematiche di future of work ormai ritengo ben note. Dal punto di vista operativo, la trasformazione definitiva dei processi in ottica digitale e soprattutto un utilizzo sapiente dei dati interni ed esterni in ottica di enrichment disponibili alla compagnia, il tutto fondato, basato su un'architettura IT resiliente, ma anche flessibile, ed è in questa flessibilità necessaria che sono convinto che InsurTech possa dare alle compagnie un aiuto e un supporto decisivo. All'interno dei tre ambiti di questa ipotetica catena del valore che abbiamo appena visto, è importante fare un passaggio di mentalità per dare ulteriore boost al InsurTech, e cioè passare da un approccio di trial, di test su soluzioni e iniziative specifiche, quasi che la tecnologia guidi la trasformazione, a una visione più end-to-end sui processi, dove la tecnologia, come abbiamo visto nella slide iniziale su che cosa sia per Deloitte l'innovazione InsurTech, è un elemento di supporto a un cambiamento operativo e industriale. Nella prossima slide cerchiamo di dare qualche esempio di ambiti che possono essere gestiti con questa nuova modalità e approccio alla trasformazione per ognuna delle tre aree della catena del valore che abbiamo appena visto. In tema di prodotti, underwriting and sales, ad esempio in Deloitte, in collaborazione con Google Cloud, abbiamo sviluppato un site AI che in ambito property aiuta gli underwriters nella migliore valutazione del rischio da assicurarsi tramite funzionalità di standardizzazione, enrichment del dato, di triage sulla proprietà da assicurare e con capabilities di self-learning da parte del tool. Strumenti di questo tipo, come dicevo prima, però è importante che si inseriscano in un cambiamento, una trasformazione anche di carattere culturale nella modalità di gestione dei processi operativi. E qui entra il concetto di Agile Product Factory e quindi l'opportunità, direi, per le compagnie di adottare modelli organizzativi di adaptable
organization rispetto alla stable organization a cui oggi si è più abituati, perché è questo tipo di cambiamento anche nella organizzazione delle compagnie e delle strutture che operano sui processi che si possono derivare e ottenere i maggiori vantaggi da interventi InsurTech. L'altro esempio che vediamo, sempre riferito al mondo prodotti, è quello riferito a prodotti di subscription e usage-based insurance, che conosciamo molto bene e che trovano in strumenti InsurTech degli ottimi supporti per aumentarne la precisione in termini tecnici e l'adozione da parte dei consumatori in termini di consumo. Nel successivo ambito di Operation and Services torno al tema di cambiamento nei modelli organizzativi, all'adaptable organization e quindi a modalità di lavoro nuove, digitali, digital workplace quindi e future work, che investano in maniera estesa le operations facendo leva nuovamente su strumenti tecnologici di analisi e ottimizzazione dei processi come ad esempio process bionics. In ambito claims management, come accennavo prima, la nostra convinzione è quella di poter strecciare l'ambito di operatività delle direzioni sinistri introducendo un tema di prevenzione del danno a monte e la gestione del pagamento digitale a valle. In questo senso InsurTech ha soluzioni già disponibili su tutti questi cinque elementi che vediamo, quindi sulla prevenzione ricorrendo a strumenti di telematica fondamentalmente che consentano di fare scoring sulla driving behavior del consumatore, quindi aiutarlo in modalità push ad avere una modalità di guida migliore. E poi, entrando più nel processo di trattazione, denuncia e trattazione del sinistro, strumenti di InsurTech che supportano in modo efficace la denuncia, anche tramite strumenti di lettura intelligente dei documenti, quindi il CAI, innanzitutto laddove non si possa o non si ritenga ancora sufficientemente efficace il CAI online. Il mondo della valutazione del danno tramite strumenti di image recognition, strumenti di AI per aumentare il perimetro della pronta liquidazione motor, ma non solo motor, anche sugli altri rami, e come dicevo prima il pagamento digitale. Questi interventi hanno, come dicevo, già disponibili soluzioni asset da parte di Deloitte, quindi di soluzioni InsurTech. Alcune le ho già accennate prima, come ad esempio OnSite AI, ma ci sono strumenti, app a supporto della telematica come DriveGo, una piattaforma per l'instant e il peer-to-peer con base blockchain, e su blockchain torneremo fra breve. Alcuni di questi sono asset proprietari di Deloitte, altre sono partnership che abbiamo con diversi player nel mondo InsurTech. Dal punto di vista di soluzioni proprietarie, sicuramente il tema dell'adaptable organization ci vede protagonisti con approcci di AI che vanno a mappare le reti informali con cui un'azienda lavora, quindi oltre i processi noti e diciamo la tipica rilevazione di operatività di processo, andando quindi a vedere quali sono i nodi decisionali o di lavoro che uniscono strutture tra loro diverse o uffici diversi all'interno delle stesse funzioni, e approcci poi di digitalizzazione e disegno dei blueprint per quanto riguarda il
il digital workplace, fino a strumenti di, come accennavo prima, di process bionics che tramite le fasi di capture, blueprint, execution e process sustainability consentono di avviare una nuova modalità di ottimizzazione dei processi. Infine, il mondo dei sinistri, che è oggi quello che probabilmente si presta di più alla definizione di ecosistemi digitali basati su partnership con provider fintech, ad esempio come Deloitte ne abbiamo selezionati diversi lungo tutte queste soluzioni che abbiamo visto in precedenza per disegnare i cosiddetti end-to-end journey per tipologia di sinistro, tipologia di cliente con una base tecnologica che abiliti nuove modalità di gestione dei sinistri. Soluzioni e asset trovano il loro abilitatore nella tecnologia. Torno quindi sempre al messaggio iniziale di tecnologia come abilitatore e non come determinante dell'innovazione InsurTech. Sono tecnologie che conosciamo, che conoscete molto bene. L'elemento secondo noi importante è quello di vedere queste tecnologie come un ambiente organico, e quindi in Deloitte parliamo di hyper automation, perché siamo convinti che soltanto utilizzando in maniera contestuale, integrata e organizzata queste diverse tecnologie si possono fare salti in termini di trasformazione, value exchange e ottimizzazione sui processi assicurativi. La tecnologia di blockchain che vediamo nella parte basso, in basso a destra della slide, è supportiva di alcune di queste soluzioni, ad esempio il mondo della telematica, del usage based e delle piattaforme instant e peer-to-peer, ma vorrei utilizzare anche per condividere con voi alcune prime riflessioni sul mondo cripto, già che siamo convinti che il mondo delle criptovalute sarà la prossima frontiera di sviluppo dell'insurtech. Parlare di blockchain e cripto significa parlare di un mercato che ha raggiunto ormai una capitalizzazione superiore ai 2 trilioni di dollari, ma che, vista dal punto di osservazione assicurativo, rappresenta una grande opportunità perché ad oggi è per il 96% non assicurata. Le compagnie, soprattutto a livello internazionale, stanno entrando su questo mercato, che è sicuramente caratterizzato da alcune sfide, notoriamente quelle legate ai rischi cyber, ma anche, pensando alle criptovalute, alla gestione della volatilità che le stesse hanno su, in termini di quotazioni. Ad oggi esistono almeno 4 direttrici lungo cui le compagnie possono svilupparsi nel mercato cripto. La prima è appunto l'assicurazione dei rischi legati alle criptovalute e quindi tutto il mondo legato alla custody, alla perdita quindi o furto delle chiavi private, delle criptovalute, a tutto il mondo degli errori tecnologici, alla privacy e quant'altro. La seconda direttrice di sviluppo è quella della gestione in modalità DeFi degli smart contracts e quindi la possibilità di creare, pubblicare e gestire smart contract in modalità peer-to-peer. In terzo luogo, ovviamente la possibilità per le compagnie di accettare le cripto come forme di pagamento dei premi assicurativi e in ultimo utilizzare le criptovalute quali asset sia nella definizione di prodotti di wealth management sia come sottostanti. Ognuno di questi 4 ambiti ha già, come vedete, delle realtà anche di peso operative sul mercato, forse oggi sono ancora dei pionieri, ma la velocità di adozione di queste soluzioni è in forte aumento.
concludo qui il mio intervento di oggi, vi ringrazio per l'ospitalità e per l'attenzione. Abbiamo cercato di dare una sintesi di punti di vista sul mondo InsurTech, sia per quello che riteniamo già oggi una modalità di applicazione consolidata, ma con una prospettiva che abbiamo detto deve evolvere verso una maggiore trasversalità in termini operativi di processo, e una prospettiva, un outlook sul futuro, dove riteniamo che InsurTech sarà protagonista dell'ingresso in maniera strutturata delle compagnie assicurative nel mondo delle criptovalute. Ancora grazie e a presto.